Io volevo chiedere. E io volevo chiedere perché i livelli impediscono, se uno tipo ha difficoltà però vorrebbe fare il maestro e ha difficoltà però non riesce perché non si potrebbe fare. Questa è una domanda urgente, nel senso che urge, brucia nel cuore di ogni allievo un desiderio. Tu l'hai ben descritto dicendo uno vorrebbe fare il maestro, ma magari il suo percorso scolastico glielo impedisce perché ci sono dei livelli, perché nella scuola ci sono delle scelte che vengono fatte a un certo punto e che potrebbero in fondo impedire la continuazione di un certo tipo di studi e quindi di andare a studiare per diventare un maestro. È la questione, secondo me, del desiderio e della realtà. L'uomo ha un desiderio che si contestualizza dentro la realtà e la scuola in questo ha un compito importantissimo, perché la scuola c'è per educare. Educare vuol dire tirar fuori, portare fuori l'io con tutto il suo desiderio, che non può censurare, nessuno ha il diritto di censurare il desiderio dell'io, ma bisogna aiutare a mettere a fuoco questo desiderio dentro la realtà. Che cosa vuol dire? Vuol dire che può accadere che nel percorso scolastico un allievo, se è ben condotto, se è ben guidato e ben accompagnato, si rende conto, per esempio, che il suo desiderio è buono, è possibile, è realizzabile. Oppure si può rendere conto, aiutato da qualcuno che gli sta vicino, che quel desiderio lo porta da un'altra parte. Allora, gli adulti sono chiamati a questo, che è un compito delicato, perché a volte questo vuole anche dire comunicare no, questo non è possibile, questa non è una strada per te, si può arrivare a questo, però dentro la certezza che l'io ha un valore assoluto. E questo è importantissimo, perché vuol dire che l'individuo, così com'è, con le sue caratteristiche, ha un valore che non dipende da quello che potrà fare. E poi si può aiutare l'altro a rendersi conto magari che è fatto per qualcos'altro. Posso fare forse un esempio un po' personale. Il mio desiderio non era quello di fare il direttore di scuola e l'insegnante, ma questo desiderio è stato messo a fuoco nell'esperienza. E allora è come se gli altri desideri che pur avevo di fare il direttore d'orchestra o altro sono stati aiutati dall'esperienza a entrare dentro la strada che si stava aprendo, strada facendo appunto. Per cui bisogna tenere vivo il proprio desiderio, questo è importantissimo, ma bisogna anche saper ascoltare chi più di noi ci conosce e ci può aiutare a mettere a fuoco chi siamo e chi possiamo essere.